Augustin Sabatiegalà è Auction Manager di RM Auctions Italia. Com'è cambiato il fenomeno delle auto d'epoca negli ultimi anni? Adesso stanno esplodendo le manifestazioni di auto d'epoca, dei musei a cielo aperto, ma come si pongono gli italiani e gli stranieri nei confronti di questo mondo? Allora, è un mondo che, come dicevi, è in esplosione. L'evoluzione che vediamo è che vediamo tante macchine, però meno macchine di un valore eccezionale. Perché? Perché come il mercato è andato alle stelle, quelle macchine che valgono 10-15 milioni di dollari o di euro non vengono più a fare queste manifestazioni per problemi di assicurazione, per problemi anche di valore, di rischio, eccetera. Quindi è un po' un peccato, devo dire. Ecco, e per quanto riguarda invece il tipo di investimenti, adesso si guarda negli ultimi 2-3 anni al mondo dell'auto d'epoca come un mondo di bene rifugio. Sì, gente che prima comprava azioni, andava sui mercati o aveva un'attività di immobiliare, eccetera, adesso ha completamente cambiato, si è focalizzato sul mondo delle auto, perché non soltanto è un bene rifugio, ma è anche un piacere da condividere con gli amici. Vetture che fino a qualche anno fa non valevano molto, pensiamo ad esempio a certi tipi di Ferrari degli anni 60-70, adesso raggiungono delle quotazioni da capogiro. E infatti il fenomeno del treno, diciamo che c'è sempre i modelli star che trainano tutto il resto della produzione, dalla Ferrari il GTO traina poi le 275, le Lusso e queste macchine qua. Dovendo dare una dritta così, sottovoce, una macchina secondo te che adesso non è valutata e quotata abbastanza ma che potrebbe andare su? Diciamo un'azione su cui investire? Un'azione sulla quale investire sicuramente la Miura S, perché è stata per anni sottovalutata, è una grandissima macchina, uno dei più bel disegni mai fatto e secondo me ha ancora un bel valore da prendere. È un arrivo sotto la pioggia quello per l'equipaggio Vesco Guerini, ma un arrivo fortunato visto che siete i vincitori di questa quarta edizione delle Terre di Canossa. Una gara che, dovendo fare un bilancio finale, com'è andata? Bene dall'inizio ma difficoltosa? Molto difficoltosa, soprattutto se si pensa che guidare vetture del genere, comunque vetture anteguerra, per 600 km, 3 giorni di gara con acqua, sole e tutto quello che ne può conseguire, sicuramente è motivo per noi di grande soddisfazione. Abbiamo tenuto sempre un ritmo molto alto, battagliando centesimo su centesimo con i forti Margiotta e Perno. Una gara per noi positiva, la macchina ci ha portato fino al traguardo senza particolari problemi, un buon test anche in vista della Mille Miglia. Questo è stato un testa a testa fra le vetture anteguerra. Sentiamo accendersi l'Alfa di De Marco Salvinelli, il terzo classificato invece è la Bugatti T40, quindi le anteguerra che alla fine in queste gare hanno sempre la meglio se sono vetture che non hanno problemi di tipo tecnico. Sì, diciamo che se lo guardiamo da un punto di vista di coefficiente, sì, se i piloti riescono a mantenere un ritmo elevato di media, perché adesso siamo veramente in tanti che tecnicamente si è preparati, quindi la macchina ha il suo valore sicuramente, però devo dire che questa gara, oltre al valore aggiunto del coefficiente, c'è stato anche dal nostro punto di vista il nostro massimo impegno, perché abbiamo vinto anche con le penalità pure, quindi questo è un vanto, perché normalmente si dice sempre che quelli con in queste gare col coefficiente si è più avvantaggiati, appunto quelli con l'anteguerra, invece devo proprio dire che da questo punto di vista, in questa circostanza, abbiamo vinto proprio da tutti i punti di vista. Per far capire ai nostri telespettatori che non sono così pratici delle gare di regolarità, di quanto avete vinto, le penalità che avete accumulato rispetto ai vostri avversari, qui si parla sempre di centesimi di secondo. Allora, in centesimi di secondo, allora, su 75 prove valide, al netto diciamo degli scarti, perché in questa gara era previsto uno scarto alla prova peggiore, abbiamo vinto in 9 penalità, che poi moltiplicate appunto per il coefficiente, in questo caso 1, gli ultimi 2 anni dell'anno della macchina, alla fine erano circa 65-67 penalità totali rispetto al secondo, che aveva una macchina del 59 mentre noi avevamo una macchina del 30. Prove generali per la Mille Miglia queste dunque, Andrea? Sì, il primo obiettivo era sicuramente portare a casa la macchina, capire se c'erano dei particolari problemi o delle cose da sistemare dell'ultimo momento. Abbiamo visto che la capottina non funziona, quindi sicuramente, visto che piace anche a noi coprirci come nel limite del possibile con la nostra capottina dovremo riparare quella, però sicuramente un buon test, anche perché non mancano molti giorni e avere delle buone sensazioni a pochi giorni dall'evento è sicuramente positivo. La cosa più bella di questo Terre di Canossa, vittoria e coppa a parte?
Ma sì, secondo me è la gara in sé, perché è stata organizzata molto bene, con tante prove, ci siamo divertiti, per quanto gli equipaggi di vertice come noi, come altri, si possono divertire, perché poi la competizione è logico che si sente, però ci siamo divertiti, abbiamo guidato anche scodando oggi con un po' di pioggia che è caduta, e siamo soddisfatti. La classifica finale vede i primi equipaggi a distanza di pochi centesimi di secondo l'uno dall'altro. Sul terzo gradino del podio, della classifica finale assoluta, sale l'equipaggio Salviato Moglia su Bugatti T40 del 1927, mentre il secondo posto va all'equipaggio Margiotta Perno su Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce del 1959. La classifica anteguerra incorona ancora una volta vincitore l'equipaggio Vesco Guerini su Fiat Siata 514 mille miglia del 30, i vincitori della classifica assoluta. Secondo invece l'equipaggio Salviato Moglia e terzo Salvinelli De Marco su Alfa Romeo 6C 1500 Sport del 28. La classifica Maserati Moderne vede primo l'equipaggio Filius Van Stralem, mentre il podio per le Ferrari Moderne va all'equipaggio di Verghini Sidorenko. Prima scuderia classificata è quella del club Orobico, che con ben 6 equipaggi iscritti fa incetta di trofei e vittorie. La Coppa delle Dame va all'equipaggio russo Bazenina Golovashkina su Jaguar XK120 del 1954.